DJEP 2018, siamo allo stand di Caffè Molinari S.P.A. con l'ingegnere Giuseppe Molinari. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. In questo SIGEP 2018 non poteva mancare la visita qui al Caffè Molinari per intanto farci riepilogare che cosa è successo negli ultimi 200 anni, perché dovete sapere che questo signore porta lo stesso nome del fondatore dell'azienda e pensate, questa azienda ha oltre 200 anni. Io ci scherzo su e dico, ironizzando, che cosa è successo negli ultimi 200 anni? Di cose ne sono successe parecchie, pensi che ci sono state due guerre mondiali, quindi insomma sono stati anni travagliati. Io rappresento la sesta generazione, era il 1804 con il primo Giuseppe Molinari, il mio pro e poi non so quanti ne devo dire. Possiamo dire che Giuseppe Mazzini, Garibaldi, il Conte Bensoli, sono passati tutti? Sì, tutti in questo periodo, in questo lungo periodo, molto lungo effettivamente. L'azienda si è modificata nel tempo drasticamente, noi abbiamo però sempre puntato, mantenendo la tradizione, sulla qualità e sull'innovazione tecnologica. Oggi abbiamo vendite in una sessantina di paesi del mondo, in tutti i continenti, in Italia nei bar, nel vending, soprattutto anche molte novità nel vending abbiamo, e stiamo innovando in tecnologie, le tecnologie nuove e migliori che ci possono essere. Abbiamo 60 dipendenti circa e una quindicina di macchine confezionatrici, tostiamo con una tostatrice da 300 kg ogni 15 minuti su due turni, insomma lavoriamo. Possiamo dire che il bis nonno Giuseppe potrebbe essere fiero e orgoglioso del bis nipote. Speriamo, lo diremo con la prossima generazione, vediamo. Giuseppe, che cosa presentate qui a SIGEP 2018? Dunque, il nostro cavallo di punta è il progetto Selecto. Il progetto Selecto è una novità assoluta che ritengo che al momento possiamo vantare solo noi. È un monoporzionato che si declina in molti gusti, in molti mono origine, destinato al barista professionista, nel senso che usiamo una macchina da bar professionale, una macchina da bar che realizza un caffè con tutte le caratteristiche di un vero caffè da bar macinato, ma con un prodotto che può essere appunto in mille gusti, mille gourmet, mille differenti declinazioni. Dico mille per dire tante, ovviamente. Voi avete realizzato tanti gusti e nel contempo avete messo chi è dall'altra parte, che prepara, che utilizza i vostri prodotti, nelle condizioni di poter offrire un vero e proprio menù. Esatto, il menù è la cosa principale. Nei ristoranti in particolare hanno bisogno di un menù personalizzato, noi glielo facciamo e soprattutto gli diamo tutte le attrezzature tecniche che devono servire, quindi diamo un pacchetto completo, un pacchetto per il professionista. Questo è il servizio fondamentale, oltre ovviamente alla miglior qualità di prodotto possibile. Giuseppe, chi è dall'altra parte potrebbe pensare, vabbè, io sono un piccolo pasticcere, ho una gelateria di soli 40-50 metri quadrati nella parte esposizione al pubblico, io ho un ristorante da soli 20 tavoli, non sarò appetibile tutto sommato per questa azienda. Ma è così? No, il progetto è studiato proprio per questo tipo di clienti, è stato messo a punto per essere redditivo con dei consumi molto bassi, bastano poche capsule al giorno e in definitiva noi diamo macchina incomodata, una macchina professionale per la quale non è richiesto un particolare impegno di consumo. Grazie Giuseppe, nel frattempo spieghiamo a loro qual è la casella di posta elettronica alla quale poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno, in modo da mettervi in contatto e chissà poter diventare vostro cliente.
Per avere un rapporto rapido e diretto con la persona interessata, suggerisco conversa@caffemolinari.com. È la persona, il commerciale di riferimento. E Francesco Conversa, che noi abbiamo avuto il piacere di intervistare nel corso della manifestazione Host 2017, si metterà in contatto con voi, vi spiegherà quali sono i parametri per poter riuscire a diventare clienti della Fratelli Molinari con il progetto Selecto. E quindi magari chissà riuscire a soddisfare anche le vostre esigenze sia in termini di ricavi, cosa importantissima, che di soddisfazione al cliente finale. Giuseppe, grazie, è stato davvero grazie. Un grande piacere. Grazie, piacere mio, veramente. Noi continuiamo, non andate via, perché nel frattempo tante sono le novità qui al SIGEP 2018. Grazie, arrivederci a tutti.